Buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci sta ascoltando, grazie alla pagina Facebook di Visit Fermo. Questa mattina presentiamo il progetto Estate Sicura in Spiaggia del Comune di Fermo. E prima di iniziare ufficialmente vorremmo farvi vedere una dimostrazione di salvataggio in mare, una simulazione di un'operazione di primo soccorso ed anche le operazioni che verranno effettuate durante questa stagione estiva con il Segway, ovvero le operazioni di controllo sulla spiaggia. Ecco, vedete i ragazzi della cooperativa City Service, coordinati da Cristiano Gasparretti, che si preparano proprio per preparare una simulazione di salvataggio in mare. Una delle azioni approntate dall'amministrazione comunale di Fermo, in collaborazione con la Confcommercio, proprio per garantire la sicurezza ai bagnanti per questa stagione estiva. Mentre i ragazzi di City Service sono impegnati per questa simulazione, lo ribadiamo, di un'operazione di salvataggio in mare, stanno per arrivare anche, eccoli qua sulla destra, i Segway, ovvero questi mezzi elettronici con cui poter fare un controllo sulla spiaggia in collaborazione con la cooperativa Turismarket. Ecco che stanno arrivando, quindi ci sarà un'azione sinergica ovviamente fra le due cooperative ed è un'altra azione anch'essa a
beneficio della sicurezza sui lidi fermani di questa stagione estiva. Ovviamente, lo ripetiamo, si tratta di simulazioni, perché fra poco avverrà invece qui in diretta dall'Hotel Royal la presentazione ufficiale di questo progetto. Questi mezzi che segui, che sono stati di supporto anche lo scorso anno, nella scorsa stagione estiva. Inizia ora l'operazione di salvataggio a mare. Vedete l'operatore di City Service che corre in soccorso del bagnante. Ovviamente la scena è una simulazione. Sono arrivati due operatori che hanno appena avuto il segnale e l'allarme da parte, la richiesta di soccorso e di aiuto da parte del bagnante. Sono subito accorsi, in questo momento lo stanno riaccompagnando a riva. Salvataggio effettuato. Ovviamente si tratta di operatori assolutamente preparati e qualificati. La cooperativa conta appunto volontari che preparano in modo molto scrupoloso i loro operatori. Parte ora una seconda simulazione. In questo caso non a nuoto, ma direttamente con la
l'ausilio di un mezzo per poter raggiungere il bagnante che ha fatto richiesta di aiuto di soccorso, che comunque è stato segnalato. Caso accompagnato e anche qui avverrà l'accompagnamento e il trasporto sulla spiaggia, dove ovviamente verranno verificate tutte le condizioni della persona in pericolo. E questa è un'altra simulazione del salvataggio a mare. In corso una nuova simulazione da parte della cooperativa City Service. Che ha mostrato un po' le diverse modalità di soccorso ai bagnanti in pericolo che chiedono appunto aiuto. Il collega che appunto ha chiamato anche i suoi colleghi dalla spiaggia, dove il bagnante viene accompagnato appunto sulla riva per la verifica delle sue condizioni. E questa appunto è stata la terza simulazione
per quel che riguarda il salvataggio a mare con le diverse modalità di esecuzione. Allora, grazie a tutti della vostra presenza, grazie veramente tanto perché è importante, insomma, presentare questa campagna Fermo la tua estate serena in spiaggia 2021, le azioni approntate dall'amministrazione comunale di Fermo a beneficio della sicurezza dei bagnanti. Avete visto già un prologo con le simulazioni del salvataggio a mare a cura della cooperativa City Service, con i ragazzi coordinati da Cristiano Gasparetti, che ringraziamo veramente. Avete visto quindi su dal balcone, insomma, con queste prime simulazioni, avete visto anche primo soccorso con il defibrillatore, i Segway, appunto, che sono questi mezzi che ci aiutano per il controllo in spiaggia grazie a Turismante. Il sindaco ha già fatto un intervento, con la vostra presenza sopra dal balcone, perché poi avevo un altro impegno che abbiamo, insomma, rappresentato con l'amministrazione comunale, gli assessori, perché questo è un lavoro veramente intersettoriale molto molto importante, che vede gli assessorati veramente interagire e collaborare fra di essi in modo veramente importante per questo tipo di progetto. Io vi dico questo, siamo anche in diretta su Visit Fermo, e siccome sono state invitate anche delle associazioni, sono state invitate da parte dell'amministrazione comunale anche le strutture ricettive, che oggi non potevano essere presenti, ma anche per ovvi motivi non possiamo essere tantissimi veramente in una sala come questa, allora abbiamo dato la possibilità loro di seguire, scusate la fatica con la mascherina di parlare, sono abituato a fare questo lavoro, ma la mascherina è più faticosa, credetemi. E quindi abbiamo dato a tutti la possibilità di seguire in diretta questi lavori grazie alla pagina Facebook di Visit Fermo, e abbiamo anche, ringraziamo, la collaborazione dell'ENS, e in questo caso di Sara Brunellini, che sta traducendo in simultanea con la lingua dei segni quello che appunto stiamo dicendo questa mattina. Io inizierei subito con un intervento che riguarda gli assessori che sono ovviamente presenti, in Annalisa Cerretani al turismo, e poi vedo Mauro Torresi al commercio e Alessandro Ciarrocchi alle politiche ambientali, per un intervento da parte loro. Ringrazio, è arrivato anche il consigliere regionale Andrea Puzzu, che è presidente anche della seconda commissione consigliare, che ha la delega proprio al turismo. E a proposito di sicurezza, questo è importante, c'è proprio, come sapete, ogni anno una campagna importantissima a livello nazionale da parte della Guardia Costiera, e oggi a rappresentare la Guardia Costiera c'è appunto il comandante, il nostro comandante della Guardia Costiera di Porto San Giorgio, il tenente di vascello Simona Gentile. Grazie. Allora, se i miei assessori mi consentono, partirei dalla presenza femminile, da lei ad Annalisa Cerretani, il compito di aprire. Prego. Grazie a tutti per essere qui oggi, perché oggi inauguriamo la stagione balneare. Quindi per fare questo avevamo certamente bisogno dei nostri angeli del mare.
È stato davvero molto emozionante vederli esibire e speriamo non occorra mai, assolutamente mai, una loro. Quindi le esibizioni ci piacciono molto, ma poi la realtà è un'altra cosa e speriamo che vada davvero tutto bene. Abbiamo voluto inaugurare questa stagione balneare perché i ragazzi prenderanno servizio sabato e quindi un bel in bocca al lupo a loro, una sorta di, come dire, davvero adrenalina per iniziare questa stagione balneare, perché ne hanno veramente bisogno e perché a loro affidiamo la nostra sicurezza nelle spiagge. Una spiaggia serena l'abbiamo intitolata quella di Fermo perché speriamo piano piano uscendo da questa pandemia e quindi sentiamo forte la responsabilità del fatto che per vivere l'estate al meglio abbiamo bisogno di una estate sicura. Insieme al vice sindaco Torresi abbiamo fatto un tour, un bellissimo tour tra gli stabilimenti balneari, li abbiamo incontrati, li salutiamo perché sono in diretta Facebook in questo momento, così come i villaggi turistici del comune di Fermo, e quindi con loro abbiamo deciso di iniziare un percorso che è quello certamente della sicurezza. Come avete visto, insomma, parliamo di salvataggio a mare, parliamo certamente di il servizio Segway, che è un servizio che viene fatto grazie all'amministrazione comunale per avere controllo e sicurezza delle spiagge, quindi anche questo è molto importante. C'è stata una campagna solidale per i defibrillatori che ancora è in corso, per cui ringraziamo per questo il gruppo di FM che ha, come dire, no, avuto una certa sensibilità per questa tematica. I defibrillatori negli stabilimenti balneari è un inizio a un percorso, quindi per ora ne avremo alcuni, ma speriamo negli anni di poterne avere sempre di più. Importanti le donazioni, così come l'accessibilità nelle spiagge. Salutiamo quindi tutte le associazioni della disabilità che sono in diretta Facebook e con questo vi porto i saluti del collega, l'assessore Mirko Giampieri ai servizi sociali, che non può essere qui oggi con noi ma che ha voluto fortemente insieme all'assessore al turismo questa giornata. Questa giornata che è all'insegna, come dicevamo, anche della sensibilità, della socialità, e per questo ringrazio appunto il mio ufficio, l'ufficio turismo, i miei gioielli che sono Letizia e Deborah che sono qui con me oggi, e anche i servizi sociali, c'è il dirigente della casa, vi porto i saluti del dirigente di Ruscio e la dottoressa Beltrani. Quindi abbiamo fatto davvero squadra tra i due assessorati per volere questa giornata ed è molto importante perché dobbiamo pensare al turismo, ma il turismo deve essere anche sicurezza e accessibilità nelle spiagge. L'amministrazione comunale fortemente ha voluto quindi questo binomio. Inauguriamo questa stagione balneare in questo senso, ci è sembrato davvero, davvero importante. Per fare turismo occorre fare promozione turistica, quindi saluto Luca Pellicetti del CTF perché stiamo facendo davvero un grande lavoro di promozione turistica ed è importante. Saluto tutti coloro che sono qui e soprattutto i consiglieri comunali. Abbiamo mandato un invito a tutti i consiglieri comunali perché, come ha detto il sindaco, dobbiamo fare squadra tutti insieme, non c'è colore politico che ci possa dividere quando parliamo appunto di turismo e di promozione della nostra città e del nostro territorio. Davvero, davvero grazie a tutti. Le donazioni sono importanti, dicevamo l'accessibilità con le sedie job, davvero anche questa un'operazione di sensibilizzazione a cui hanno risposto degli imprenditori, il gruppo Zaffiro che è di prossima apertura e soprattutto il Rotary, che non dimentica mai l'amministrazione comunale, c'è sempre vicino, per questo ringrazio e saluto la Presidente Bonanni. Davvero grazie a tutti. Quando si parla di sinergia si parla di amministrazione comunale, di associazioni, di imprenditoria, tutti insieme davvero per una spiaggia serena e per un'estate, speriamo finalmente, da vivere. Grazie, grazie a tutti. Un po' ha citato ovviamente tutti i consiglieri comunali presenti, la cooperativa l'avevamo già citata, Sri Service, che afferisce alla Confcommercio, ricordiamo, quindi ringraziamo la direttrice della Confcommercio di Fermo, la dottoressa Teresa Scribuni, e Confcommercio Marche Centrali, il professor Massimiliano Polacco, il direttore generale, che oggi ha delegato la dottoressa Sara Leoni. Scusate, una cosa importantissima, questo evento è stato organizzato, ci tengo tantissimo e purtroppo tra i vari saluti l'ho dimenticato, è stato organizzato ovviamente dall'ufficio turismo e dall'ufficio servizi sociali, ma in realtà
dai servizi civili che abbiamo, e quindi i nostri ragazzi che hanno pensato agli slide appena siete entrati, alle slide appena siete entrati avete sentito anche una colonna sonora, il cielo è uno e quindi è uguale per tutti, questo è importantissimo. Hanno fatto un grande lavoro i ragazzi del servizio civile, che ringrazio, anche qui no, le politiche del lavoro quindi sono importanti, e saluto soprattutto l'ITET, c'è qui la dirigente scolastica, perché anche con loro faremo un lavoro grandioso quest'estate. Inizieremo questo percorso perché l'ITET è appunto una sezione turismo, e quindi ci sono delle ragazze che rappresentano, le vedete dal pubblico, le saluto davvero, hanno la magliettina ITET, perché quest'estate sarà un'estate impegnativa, collaboreremo tantissimo, perché è importante che anche loro inizino, come dire, no, a lavorare in questa sorta di collaborazione con l'ufficio turismo del comune di Fermo. Grazie davvero all'ITET, ci sono i ragazzi collegati in diretta Facebook che stanno facendo lezione con noi questa mattina, grazie davvero. Nei saluti, diciamo, per farvi, per darvi proprio la misura e il polso del fatto che anche questo progetto vede tanti attori coinvolti, no? E quindi l'azione è veramente la collaborazione di tanti attori. Abbiamo avuto piacere questa mattina di invitare, loro hanno gradito, perché veramente, grazie anche alle indicazioni degli assessori, due medici, i medici veramente sempre in prima linea, quindi ringrazio il responsabile del 118 di Fermo, il dottor Antonio Ciucani, e il dirigente, il primario del pronto soccorso di Fermo, il dottor Valentino Alessandro, che hanno gradito proprio perché quando si parla di sicurezza in mare, noi dobbiamo fare un discorso di prevenzione, assolutamente. Speriamo, come dire, di non dover assistere a scene come quelle che sono state simulate benissimo anche da ragazzi, quindi vediamo la loro preparazione e la loro competenza. Però ecco, importante, ecco, che l'amministrazione, gli enti e le istituzioni, insieme all'ASL, insieme ai medici, insieme veramente a chi è sempre in prima linea, continui sempre questo rapporto. Allora, vice sindaco Mauro Torresi e Alessandro Ciarrocchi per le rispettive competenze. Buongiorno a tutti. Allora, io di solito sulle conferenze stampa sono sempre sfortunato, perché prima davanti a me c'avevo Francesco Casacchi che parlava sempre di tutto. Mo c'ho Annalisa Cerretani, perciò io le vengo battaglie, non è che cambia. E tu parli per terzo, ma che allora, io ho sempre sentito parlare di crisi uguale opportunità, e non ci ho mai creduto, perché è stata sempre una grossa cavolata, dico cavolata perché siamo in streaming. Invece in questa occasione crisi vuol dire opportunità, perché diamo una maggiore sicurezza in spiaggia, vedo che ci sta un lavoro dietro fantastico fatto da Annalisa, fatto da Mirko, con la collaborazione nostra, ma devo dire la verità è stata molto marginale questa volta. E vedo che stiamo affrontando un'estate veramente su un livello di sicurezza altissimo, e questo è grazie tra virgolette alla crisi che purtroppo stiamo vivendo. Per quanto riguarda la sicurezza, a parte il seguito che ha detto prima Annalisa, noi avremo un paio di postazioni come l'anno scorso che verranno occupate dalla Croce Verde, a cui vorrei fare un grossissimo applauso. E dai ragazzi delle cicli amatori. Non abbiamo purtroppo quest'anno l'aiuto della Protezione Civile e dei Carabinieri Volontari, che come sapete sono impegnati nelle vaccinazioni. Detto questo, per non togliere troppo però Alessandro, diciamo Alessandro che non è che ce l'ha, no. Scusa, Paolo, era per dire sicurezza in mare, ma le nostre spiagge, e questa è un po' la competenza delle politiche ambientali, sono già belle e accoglienti, docce, passerelle, un lavoro già veramente impostato, già nel corso del primo mandato, assessore, che cosa vuole? Sì, grazie, anch'io saluto tutti, e anch'io come Mauro sarò telegrafico, a differenza di Annalisa, che giustamente dovendo presentare doveva giustamente salutare i presenti. Allora, io... Annalisa dice oggi iniziamo la stagione, è vero, è verissimo, per noi, diciamo, per la macchina amministrativa è iniziata già da tempo, lo dimostra uno dei tre simboli
uno dei quattro simboli, quello azzurro, cioè la bandiera blu, che è frutto di un lavoro che durante tutto l'anno ed è stata certificata come negli anni passati a maggio. Ecco, questo è un lavoro che portiamo avanti in sinergia con gli altri assessorati, ma soprattutto con la SITE e con la macchina comunale, per dare al turista, al cittadino, una spiaggia attrezzata, vivibile, pulita e massimamente accessibile. Questo perché? Perché già da qualche anno, come accennava Tiziano, abbiamo avuto l'idea di introdurre sulle spiagge libere queste passerelle per disabili, ma anche per carrozzine, famiglie, eccetera, bagni, docce, spogliatoi accessibili quindi per tutti, non necessariamente dovendo attingere a quelli dei concessionari. E questa è stata una delle varie prerogative, oltre alla pulizia e livellamento della spiaggia, oltre alla crescita differenziata, oltre ai vari servizi che la SITE mette in campo proprio per venire incontro a tutti gli esercenti, che ci ha fatto premiare e ci permette di attestarci come una delle spiagge virtuose. Questa è una prerogativa che dovremmo confermare. Visto che manca Mirko, mi è premuto di dire qualcosa anche per quanto riguarda quelle che sono le sue progettualità. Insieme a lui stiamo lavorando anche per dare continuità a tutti questi lavori che stiamo facendo, che abbiamo messo in campo. Già dal prossimo anno, con Annalisa, con Mauro, con Ingrid e con Mirko, stiamo ragionando per le piste ciclabili. Io solo l'altro ieri abbiamo fatto una riunione con gli ambientalisti per ragionare sul progetto di Marina Palmense. Verrà quel tempo di fermo. Abbiamo un importante progetto da sviluppare relativamente alla spiaggia per disabili, comunque una spiaggia attrezzata, ex Polizia di Stato, che finalmente speriamo di mettere nella disponibilità degli utenti. Quindi abbiamo anche tante altre sfide da portare avanti, ma adesso parliamo dell'attualità, e l'attualità per quanto mi riguarda vede un'attenzione capillare al territorio, anche per le peculiarità dell'ambiente, come la spiaggia del Fratino che abbiamo qui proprio in prossimità dell'Hotel Royal, che deve diventare, con la cartellonistica abbiamo inserito quest'anno, un veicolo anche di promozione turistica, anche per una biodiversità, anche per dare un'offerta sempre diversa. Quindi siamo sempre costantemente attenti a quelle che sono le aspettative dei turisti, le aspettative dei nostri cittadini, e cerchiamo sempre di migliorare. Ripartiamo come non abbiamo mai smesso di fare. Grazie a tutti. Grazie all'assessore Ciarocco. Accennavo che stamattina è presente il consigliere regionale Drapuzzo, consigliere, prego, per il turismo. Insomma, il turismo è una delega importante che va, come dire, una delega che va raccolta e va sviluppata anche con questo tipo di tempo, quella sicurezza. Sì, sicuramente. Innanzitutto ringrazio Annalisa per l'invito, ma soprattutto le voglio una cosa. Ho visto qui a Fermo un grande gioco di squadra degli assessori, ma vedo anche i consiglieri che non sono di maggioranza. Questo è un segnale importante, perché il turismo non dovrebbe avere colore politico, il turismo non ha maggioranza opposizione, perché qui credo che tutti voi state parlando il bene di questa città, ma anche di questa provincia, che è, diciamo, la nostra provincia e la Regione Marche. Per quanto riguarda il turismo, ho apprezzato ancora di più la questione del turismo accessibile, dove l'abbiamo inserito nel piano triennale del turismo, anche perché a Navita abbiamo avuto modo di sentirci, di collaborare con il piano triennale, perché è importante che la Regione si confronti costantemente con non solo gli operatori, ma anche con gli assessori dei comuni, non solo capoluogo, per cercare di creare, come dire, un programma giusto e equo. Leggo qui la tua estate serena. La tua estate serena ovviamente è utile anche per far capire alle persone diversamente abili che qui possono venire, perché questo è un turismo importante dove noi dobbiamo anche puntarci, perché in molti lo snobbano ma non ci rendiamo conto che porta un potenziale bellissimo. In più c'è un grande connubio con la sicurezza. Ho ascoltato anche l'amico vicesindaco Mauro Torretti sulla sicurezza, che ha fatto anche, diciamo, un investimento importante con gli abitatori, e credo che questo sia fondamentale anche per dare la possibilità alle tante persone che magari si possono trovare in difficoltà di avere un pronto intervento lì. Vedo anche diciamo i ragazzi del salvataggio a mare. Io sono stato bambino anch'io, prima raccontavo al comandante Ranerro di quando ero bambino,
però credo che sia anche importante, e abbiamo visto anche questa operazione di salvataggio a mare, anche donare sicurezza a coloro che stanno qui a Fermo sulle spiagge permane. Io mi fermo, ma soprattutto faccio un grande in bocca al lupo, non solo diciamo all'amministrazione comunale di Fermo, che ha creduto, investito potenzialmente sul turismo, vero, una vita molto attiva, ci sentiamo spesso, ha grandi progetti. Mi piacerebbe però che quest'anno, un'estate serena, ma nel 2022 auspico per tutti un'estate libera, senza mascherina, ma soprattutto un'estate libera per tutti, che ha fatto tanti anni per i nostri cittadini della nostra vita. Grazie. Io ringrazio, come mi aveva anticipato anche l'assessore vice sindaco Torresi, la Croce Verde, c'è una volontaria questa mattina in rappresentanza come sempre, quindi grazie anche al presidente che ha accolto il nostro invito. Passerei subito, ci hanno dovuto salutare purtroppo i due medici per i quali era previsto anche un intervento, ma hanno avuto insomma un'incombenza di lavoro, quindi sono dovuti rientrare. Direttamente, allora io passerei subito la parola a Cristiano Gasparetti per City Service e a Turismark. Cristiano, vieni pure qua, così puoi, come dire, spiegarci proprio sinteticamente un po' quello che abbiamo visto stamattina e quello che farete quest'estate, e a seguire Andrea Massini con Turismark. A te. Grazie a tutti, come dicevo prima, questa è la nostra attività, quella del salvataggio. Ovviamente coordinata sempre dal comando della Capitaneria di Porto, e siamo presenti sulla spiaggia del Fermana con 11 postazioni, una Marina Parmense, una di Tre Archi, le altre 9 diciamo qui nella zona centrale, e per un totale, se non sbaglio, di 1500-2600 metri di litorale presidiato e salvaguardiato. Questo credo sia l'unica cosa importante da dire, perché la dice lunga sull'attenzione dell'amministrazione nei confronti della sicurezza, e noi ci occupiamo di questo in parecchie zone e lavoriamo per molti comuni, e devo dire che devo ringraziare Annalisa, che è stata attentissima e molto, molto disponibile a qualsiasi tipo di iniziativa, e devo ringraziare l'ufficio turismo nella persona di Deborah Dorotei e di Letizia Cesetti, se non sbaglio, che sono state anche loro gentilissime. E per il resto l'orario rimane invariato rispetto agli altri anni, la spiaggia è presidiata dalle 10 alle 18, e grazie alla nostra grazie al fatto che siamo anche fiduciari del servizio dei concessionari, riusciamo a coprire anche più spiaggia di quella che il comune richiede. Quindi sottolineo il parallelismo, la comunicità e la volontà di fare tutto il possibile da entrambe le parti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, un ringraziamento va a tutti i tuoi ragazzi e a tutti i tuoi collaboratori. Andrea Massini per Turismark, spiegaci brevissimamente appunto il Segway, che ritorna come servizio, che è molto utile, controllo di servizio sulla spiaggia. Buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione e grazie per l'invito. Noi quest'anno, come lo scorso anno, noi siamo esperti in turismo e in accoglienza. Non c'è accoglienza senza sicurezza, e soprattutto quest'anno, l'anno scorso e quest'anno, viste le situazioni dovute dalla pandemia. Quindi noi, a partire da quello che facciamo già da diversi anni, supportiamo le necessità in termini di sicurezza attraverso gli uffici turistici della città di Fermo, che sono nel litorale, appunto perché magari possiamo ricevere le segnalazioni di qualsiasi necessità, che poi ritiriamo i vigili, quindi c'è questa interconnessione. E dallo scorso anno appunto abbiamo attivato anche il servizio di steward in spiaggia. Come funziona? Appunto hanno il compito di evitare assembramenti, o piuttosto che cercare di dissuadere eventuali situazioni di pericolo in spiaggia, piuttosto che allo stesso tempo di raccogliere segnalazioni o richieste di informazioni che poi possono in qualche modo girare anche se è necessità di carattere di emergenza in mare. Veramente siamo collegati con i bambini,
tutta la, diciamo, la organizzazione dei bagnini. Infatti vedo quest'anno una interconnessione e un'integrazione tra servizi ottimale. Per questo ringrazio l'assessore e l'amministrazione, che è stato fondamentale. Poi per quanto riguarda anche l'attività di promozione turistica, siamo a raccogliere le necessità, siamo a raccogliere le richieste per poi, diciamo, rispondere il più breve possibile. Quindi una presenza tabellare che va da Lido di Fermo, quindi diciamo dopo il ponte, fino a Tuna Royal, e potrebbe arrivare anche agli Utriacchi, quindi ecco, speriamo di non dover trovare anche noi situazioni, diciamo, di emergenza. È tutto, grazie. Il servizio inizierà il 22 luglio dalle 10:13, mentre il giovedì sera saremo a fare il controllo in piazza durante il mercatino, lo storico mercatino dell'antiquariato del giovedì sera. Grazie. Intanto ci ha raggiunto, lo salutiamo, il presidente del consiglio comunale, il dottor Francesco Trasanti, grazie. Lo citavo prima sia l'assessore Cerdani che il vice sindaco Torresi e l'assessore Cerrocchi. Ecco, questa collaborazione anche con il Rotary, no? Che ha dato tra l'altro proprio anche questi mezzi che sono stati, come dire, citati, ma qui possiamo proprio vedere le job per le direzioni Davide, appunto, per andare in acqua. E allora, presidente Bonanni, proprio un saluto da parte sua. Io ringrazio lei, ringrazio anche la dottoressa Silvana Zummo, ringrazio il dottor Paolo Signore, c'è anche Alfredo, insomma, sempre attivo su questo fronte, quindi ecco un breve cenno di saluto da parte sua, grazie. Buongiorno a tutti, un saluto breve per ricordare l'impegno sul territorio del Rotary Club di Fermo, che opera sempre per migliorare la qualità della vita delle persone. Parliamo dei defibrillatori con il dottor Paolo Signore, parliamo della collaborazione con l'Associazione Liberi nel Vento, parliamo dell'aiuto costante al ponte e quest'anno, sollecitati, insomma, e con molto piacere, collaborando con l'assessore Cerdani, abbiamo il piacere di donare due di queste sedie che all'interno del progetto Mare per Tutti permetteranno ai disabili di poter entrare in acqua in sicurezza, perché come si è detto, no, la sicurezza prima di tutto, e quindi diamo la possibilità anche a chi ha disabilità motorie di poter godere del mare a pieno. E questo progetto Mare per Tutti è già iniziato nel 2017, poi ha avuto un po' un blocco per tutte le questioni Covid eccetera, proprio con la presidente di allora, che era la dottoressa Silvana Zummo. Ecco, quindi non so se vuole aggiungere qualcosa, Silvana. Abbiamo tempi strettissimi, se vuoi proprio aggiungere un saluto. E questo progetto Mare per Tutti, il 10 agosto abbiamo donato la prima sedia allo chalet Paradise insieme all'assessore sociale Mirko Giappelli. Quindi quest'anno lo riprendiamo e speriamo di proseguire per i prossimi anni. Grazie. Grazie. Siamo quasi in conclusione. Volevo ricordare, così, l'assessore Mirko Giampieri, è stato più volte citato, oggi non può essere presente per un impegno personale anche di lavoro, però insomma, ecco, ci tenevamo a ringraziarlo proprio perché c'è stata proprio questa sinergia, questa collaborazione, questo supporto insieme fra gli assessorati. Sì, lo so, ecco, ce l'ho sempre. Eccolo. Allora, infatti, dicevo, stiamo per concludere questo appuntamento di stamattina. L'assessore Cerretani, come dire, dato che assessore al turismo, ha voluto fare oggi un collegamento al termine, non un collegamento digitale, telematico, televisivo, ma proprio un collegamento di idee, cioè parlare di turismo e, come dire, parlare anche della collaborazione fra città, mare e montagna, perché no? E allora è stato invitato anche il sindaco di Sarnano, Luca Piergentini, che proprio poco tempo fa ho ospitato il Trovo Scarpiotti, un
civismo, insomma, importante, e c'era anche appunto una rappresentanza. Allora, Sindaco, allora io saluto tutti. Nella mia prima vita, quella da giovane, sono stato assistente bagnante. Lo facevamo insieme nelle piscine dell'entroterra. Quindi io ero quello che si spiegava. Allora c'è tutto. No, sicuramente l'amministrazione di Fermo e l'assessore stanno cogliendo un'opportunità nuova che è anche molto incentivata dalla Regione Marche, che io ringrazio. Ad esempio ieri eravamo insieme a 28 comuni a Sarnano a firmare un protocollo turistico per la Regione Marche di promozione dalla montagna fino alla costa. E la nostra costa è la vostra costa. E quindi siamo particolarmente legati alle vostre spiagge, siamo particolarmente legati alla città di Fermo, ci legano legami storici, di conforto piuttosto che altre situazioni, e quindi stiamo iniziando un discorso di collaborazione che ci porterà ad avere un rapporto stabile turistico. Noi offriremo quello che ha Sarnano, quindi montagna, bike, terme, centro storico, via delle cascate perdute che molti la conoscono, e voi e cercheremo di fare un interscambio. Lavoreremo sui trasporti, lavoreremo sulla possibilità di dare ai turisti della costa la possibilità di venire anche a Sarnano a fare delle escursioni per, diciamo, movimentare la loro vacanza e dargli delle nuove opportunità. E siamo felici e ringrazio l'assessore per questo, che ci ha dato questa possibilità. Grazie a tutti. Grazie. Noi siamo veramente in conclusione, a questo punto abbiamo veramente terminato. Spero, Annalisa, che abbiamo rispettato, insomma, assolutamente tutta la scaletta, l'ordine, credo di non aver escluso nessuno. Grazie ancora a tutti voi, grazie a Lenz, grazie a Sara Brunellini per il lavoro che ha fatto in questi minuti. La dicevo, inclusione e accessibilità, questo è importantissimo, anche questo tipo di servizio. Grazie a chi ci ha seguito attraverso Facebook e Fermo. Ecco i ringraziamenti a tutti, ovviamente poi magari possiamo girare questo tipo di ringraziamenti anche ai colleghi se hanno bisogno, insomma, ecco, di vedere un po' tutti gli attori. Veramente i ringraziamenti a tutte le persone, le associazioni, gli enti che hanno collaborato. Ci siamo, grazie a tutti voi per la vostra presenza, buona mattinata e che sia una buona stagione balneare. Grazie.